100 domande di cultura generale su Minecraft. Sarò in grado di rispondere correttamente a tutte 100? Ma che domande, ragazzi, cioè sono l'imperatore, sì o no? Allora, innanzitutto ho visto difficoltà facile, mettiamo subito difficile. Ok, non posso mettere difficile perché ancora non esiste. Va bene, difficoltà facile. Ad ogni risposta corretta aumenteranno i nostri punti di quoziente intellettivo a destra. E direi di iniziare. Questa tra l'altro è una mappa che ho fatto 3 anni fa. Ma 3 anni fa sapevo pochissimo di Minecraft. Adesso so tutto. E quindi voglio vedere se riesco a fare più punti. Allora vediamo, la domanda è: a che gioco stai giocando? A Spider-Man Miles Morales? A Terraria? O a Minecraft? Dai, per piacere. Dai, vabbè, queste sono domande scherzo. Quali di questi blocchi non ti fanno prendere danno da caduta? L'acqua. Decisamente l'acqua. Ok, prossima. Quale di questi mostri è ostile? La mucca, lo zombie? Vabbè ragazzi, cioè se sono così troppo facili. Che tipo di log è questo? Log della giungla, ovviamente. Non ne voglio sbagliare neanche una, ragazzi. Neanche una. Come si chiama questo blocco? Oddio, si chiama Jack O' Lantern o Carved Pumpkin? Ecco, ora arrivano i problemi. Perché un tempo sicuramente si chiamava Jack O' Lantern. No, mi sa che si chiama Carved Pumpkin. Giusto, yes, yes, yes. Ok, chi è il creatore di questa mappa? C'è scritto a destra, Dr. Jones 4. Boom. Non ne sto sbagliando una. Ok, quale di questi blocchi è affetto dalla gravità? La gravel, la sandstone o il blocco d'ossa? No, la gravel, ovviamente, ovviamente. Ragazzi, mi raccomando, giocate con me. Mi sono appena accorto che ho un unicorno in testa. Ma che? Ma non lo posso togliere. Non me lo fa togliere. Vabbè. Che tipo di log è questo? Blu qualcosa? Crimson? Warped o crimson? No, crimson è quello rosso, warped. Boom, non ne sbaglia una. Quale di questi blocchi non si può rompere in survival? Detrito antico o sirena piangente? Bedrock, bedrock ovviamente, bedrock, certo. L'acqua può essere piazzata nel nether? Sì o no? Ecco, ora questa è una domanda trabocchetto. Perché tramite dei bug in realtà a volte è stato possibile piazzarla. Però la risposta direi che è no, aspetta. La risposta non è no. Perché l'acqua si può mettere grazie ai calderoni. A prescindere dai bug, quindi sì. Ma come? Ma no, oh. Oh, ma dai, ma non è vero. Ok, vabbè, non è un problema, non è un problema. Però non è giusto, non è così. Aia, mi sono pure... Ma come? Ok, quindi la risposta è no. Beh, l'acqua però la puoi mettere nel calderone, Quale di questi non è un colorante? Verde chiaro, sì, il verde chiaro non lo è. Perché si chiama lime. Quanto lontano riesce ad andare l'acqua dalla sua sorgente? Cavolo. Quindi se posiziono l'acqua qua, quanto in lungo va? 1, 2, 3, 4, 5, 6 circa? Credo 6 blocchi. Porca miseria, ma dai, ma ti prego. Ma ti prego, maledizione. Ok, un altro dropper, cerchiamo di non morire. Cerchiamo di non morire, così non mi toglie i punti. Dov'è l'acqua? Non la vedo neanche. Non c'è l'acqua. Non c'era l'acqua. Ok, quindi la risposta è 7 blocchi. Meno male. E quanto invece può andare la lava dalla sua sorgente d'acqua? Meno di 7, giusto? 4, io dico 4. Non ci credo. 7 blocchi la lava? Io pensavo che fosse meno dell'acqua. Proviamo 7. Ah, è sbagliato anche 7. Vabbè, ragazzi, devo uccidermi. Beh. Ok, quindi non è neanche 7. Allora è 3 blocchi. Ma veramente? Ma pensavo di più. Come si chiama la skin originale del primo giocatore di Minecraft? Ma ovviamente Steve. Dai, lo sanno pure i muri. Che cos'è questa? Perché è pieno di... Oh mamma, va bene. Chi è il migliore youtuber di Minecraft? Ecco perché c'è una sfilza di nomi. Vediamo se ha messo anche Kendall. Allora, iniziamo da PewDiePie, Sapnap, Purple. Ma poi la maggior parte di questi neanche li conosco, non so chi siano. Chi è questo? O questo? Niente, fino ad ora non ho visto neanche il mio nome. Oh mio Dio, eccolo qua! Non l'ho di certo messo io. Bene, hai ragione. Sì, è proprio Kendall. Ah, ora me la fai fare a piedi fino là sotto? Non mi sembra tanto corretto, vabbè. Torniamo al nostro quiz. Quale di questi oggetti non può essere usato come combustibile nella fornace? Allora, pressure plate, leggio, crimson stem. Direi pressure plate. Pressure plate in legno. Non ci credo, ho sbagliato. Dai, però. E allora qual è? No, il leggio si può sicuramente, allora sarà il crimson stem. Ok, meno male. Ragazzi, siamo a ben 120 punti di quoziente intellettivo a destra. 3 anni fa ne avevo fatti, se non sbaglio, 150. Allora, qual è la versione di Minecraft in cui è stato aggiunto l'End? Allora, questo dovrei saperla perché ci ho anche fatto un video. O è la pre-release 1.8 o è la Java 1.1.1. Cioè, volevo dire 1.1, basta. Pre-release. Non ci credo.
Ok, allora è la 1.1. E da... Oh, veramente? Cioè, le ho sbagliate entrambe! Oh, alla faccia del... Ah, adesso sono più bravo, ora so tutto su Minecraft, non ne sbaglierò una. Sì, come no. Quale tipo di mostro è raffigurato sulla Chiseled Sandstone? È il Wither, giusto? No, è il Creeper, è il Creeper. E... Oh, ma che... Ok, è il Creeper. Infatti. Quale di questi oggetti non può essere cucinato nella Blast Furnace? Eh? Cosa sarebbe l'oro di zaffiro? Non esiste. Lo zaffiro non esiste. Ok, risolvi questa. Ma perché ci sono le domande di matematica? Comunque è 45. Ok, corretto. Qual è l'ingrediente principale di una pozione di velocità? Lo zucchero. Lo zucchero, lo sanno pure i muri. Che blocco è questo? Terracotta. Mi viene a dire grigia. Oh, potrebbe anche essere ciano. Il ciano è un colore strano su Minecraft. Diciamo grigio. No, scommettiamo che è ciano. Vogliamo scommettere che è ciano? Guardate. Oh no, ho sbagliato. Allora, questo era 45. Zucchero. Guardate, sarà ciano. Lo sapevo. Perché il ciano nelle vecchie versioni di Minecraft era sul grigio. Andiamo avanti. Qual è il massimo numero di blocchi che un pistone può spingere? Non ne ho la più pallida idea. Facciamo... 10, perché mi sembrano già troppi. Non è 10. Proviamo 16. Non è neanche 16. Ovviamente ho sbagliato. E allora la risposta corretta è 12. Quanti slot ci sono in una doppia cesta? Allora, 30 no. Non è possibile che siano solo 30. Direi 54. No, forse sono troppi. Aspetta. No, poi... Quanto è grande una doppia cesta? 54. Corretto! Alex, è un ragazzo o una ragazza? In realtà dovrebbe essere una ragazza, credo. Ok. Quale mostro ha più vita? Allora, adesso sarebbe il Warden. Però in passato era l'Ender Dragon. No, non ci credo. Ma scusa, mi ha schiacciato con mille. Va bene, non è l'Ender Dragon. E allora chi è? Il Wither? Oh, ma dai, l'Ender Dragon ne ha 100, il Wither ne ha 150. Non lo sapevo. Avrei dovuto saperla però. Allora, quale di questi non è un fiore di Minecraft? Vediamo. Wither Flower non esiste. Non esiste il fiore del Wither. Esiste la rosa del Wither. Toh, trabocchetto dei miei stivali. In quale bioma si trova la barriera corallina? Warm Ocean oppure Lukewarm? Credo... No. Sì, Lukewarm. Bah, te pareva. E allora sarà Warm, l'oceano... Ok, ok, ok. Qual è il livello di luce che emette una lanterna delle anime? Allora, credo sia basso. Non penso sia... sì, direi 10, non è tanto. Ok, meno male, meno male. Ah, conosci tutte quante le cose su Minecraft? Ma certo, sono o non sono un imperatore, ragazzi? Io so tutto, tranne quando sbaglio. Wow, wow, chi è Herobrine? Herobrine è Voldemort. No, il fratello morto di Notch, ok. In realtà è stato rimosso dal gioco. No, è il fratello morto di Notch. In quale di questi biomi non nevica mai? Direi le Giant Tree Taiga Hills. Vediamo. Boom! Boom! 146 di quoziente intellettivo. Vi sfido a fare di meglio. Quali di questi oggetti non sono in gioco? Allora, disco musicale C418 Mol. Pilastro di corallo. Oppure Command Block Minecart. No, il pilastro di corallo. Ah, di nuovo, quale di questi oggetti non è in gioco? Vediamo. Blackstone Button Polished. Quello mi sembra strano. Repeating Command Block Minecart, quello esiste. Freccia di fortuna. No, credo sia questo. E sono morto invece. O meglio, sono ancora vivo. Ok, sono morto. Ok, se non è quello, allora qual è? La freccia di fortuna esiste? No. O forse sì. No, non esiste il minecart con il repeating command block. Ok, ok, ok. In quale percentuale viene ridotto il danno da caduta dalle balle di fieno? Direi non troppa, forse 50%. No? Più del 50? Che sta succedendo? Wow, wow! Mannaggia, no, sono morto. Sono mortissimo, sono mortissimo. Sì, 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 sono morto. Tra 3, 2... Oh, no, invece sono ancora vivo. E ora sono morto. Non può essere l'80%. Dai, facciamo 60%. Non ci credo, l'80%. Ma stai scherzando? È tantissimo. Quindi il danno da caduta viene ridotto dell'80% se cadi sulle balle di fieno. Ma pensa un po'. Quali di questi fanno più male? Sbagliare a dar la mano a una persona. Presente quando provi magari a dare il pugno e l'altro prova a darti la mano? Salutare una persona che non ti sta salutando? Ma cosa c'entra con Minecraft? Rispondere anche tu quando un cameriere ti dice buon appetito. Secondo me è questo. Questo qua, sì.
Una volta in aeroporto, al bar, mi hanno detto buon viaggio e io ho risposto grazie anche a lei, alla tipa nel bancone. Quale di questi slab non esiste? Vediamo, slab quartz, ok. La slab di basalto credo non esista. Ok. Quale di questi oggetti non puoi ottenere commerciando coi piglins? Un libro di soul speed. Iron nuggets, questo puoi. Glowstone block, oddio, non lo so. Soul speed book. No, lo puoi ottenere. Puoi ottenere un libro per correre più velocemente nella soul speed. Beh, questa mia è nuova. Beh, allora sarà il blocco di glowstone, di luminite, infatti. Quale di questi biomi non esiste? Le montagne con gli alberi giganti della taiga, l'oceano, oppure il Modified Wooded Badlands Plateau. Questo esiste ed è uno dei biomi più rari, ne sono sicuro, quindi è questo, infatti. Come ottieni l'avanzamento un catalogo completo? Prendendo tutti quanti i pesci, prendendo tutti quanti i gatti o commerciando con ogni tipo di villager? Credo sia con i gatti. Sì! E questo sono riuscito a risponderla correttamente perché ho fatto la serie degli avanzamenti. Meno male. Steve e Alex stando insieme... Oddio, no. Sono fratelli? O Steve è stato frenzonato? Steve è stato frenzonato. No? Quindi sono fratelli? Non è possibile. Cosa? Stando insieme? Beh, questo è uno scoop. Non lo sapevo. No, in realtà me lo sono inventato. Ma come? Ma non puoi farmi perdere due punti per una cosa che ti inventi. Quali di questi oggetti ti recuperano di più le barre della fame? Vediamo. La carne cotta, la zuppa di coniglio o la torta di zucca? Allora, sono indeciso tra la carne cotta e la zucca. Secondo me la zucca. No, ho sbagliato. Ok, la carne cotta, va bene. La carne cotta dà più saturazione. Vediamo. Sbagliato? La mia vita è una bugia. Mi hanno mentito fino ad ora. La zuppa di coniglio dà più cosciotti. Quale di queste uova da mostro non esistono? Il viaggiatore commerciante. L'Elder Guardian esiste. Il Bruto. No, il Bruto esiste. Ah no, c'è scritto Oglin Bruto. Questa, ok. Quale di questi ingredienti ti serve per fare una pozione di invisibilità? L'occhio fermentato di ragno. Questa è facilissima, dai. Quanti tipi di fiori ci sono? Includendo anche i funghi. Porca miseria. No, saranno tantissimi. Saranno 17. Lo sapevo. Qual è il nome completo di Steve? Steve. Steve Jobs. Steve Harvey. Direi che è Steve normale. Basta, no? Quanti biomi del Nether esistono? Allora, c'è il bioma blu, il bioma rosso, il bioma normale del Nether, il bioma della Soul Sand, il bioma del basalto. 5. Corretto? Bababum! Quanti dischi musicali esistono? Direi 13. Esiste il disco 13? Ok. Quanti coloranti ci sono nel gioco? Sì, vabbè. Saranno pochi, secondo me 14, non sono troppi. Sbagliato. Ok, siamo pronti alla morte, ragazzi. Addio. Perché sbaglio sempre? E allora la risposta corretta sarà 16. E invece no. Mazza, comunque, se sono una schiappa. Ok, prossima. Ah, così pensi di conoscere Minecraft? Quanti blocchi esistono in gioco? Se, vabbè. Ok, quanti blocchi? La differenza è abissale tra 481 e 702. Io dico 702. Secondo me ci sono 700 e passa blocchi. E infatti, prossima e ultima domanda. Ti sei divertito a giocare questa mappa? Ma sì, dai, sì, è stato divertente. Wow, ma che cavolo? Ok, vediamo che succede se invece scelgo... No, la mappa non mi è piaciuta. Ok, sono finito in prigione. Posso uscire? Aiuto? Aiuto! No, mi stanno passando i punti di quoziente intellettivo! No, sto diventando più scemo! Oh mio Dio, ragazzi, lasciate un mi piace, mi raccomando, devo uscire subito! Ciao! No, aiuto! Per piacere! Scherzavo, è stata una bellissima mappa!